Ciao a tutti, io sono Ale, sono tornato, voglio tornare con l'asterisco in un nuovo video. È tanto tempo che non registro, per la prima volta registro con una macchina fotografica e purtroppo il microfono sarà pessimo finché non ne compro uno da attaccare alla macchina stessa. Quindi portate pazienza se ci saranno rumori di sottofondo, vi devo imparare un po' a sistemare le cose. Dunque, sono sparito per un po', diciamo che sono cambiate tante cose dall'ultimo video, forse anche dal penultimo in realtà. Solo non mi va di condividere con voi questa esperienza. Insomma, diciamo che sono molto attivo su Instagram, come sempre vi lascerò il nickname qui o qua per seguirmi. Oggi voglio parlare di un argomento un po' personale, almeno dal mio punto di vista. C'è chi non la vede una cosa personale, io la vedo tale perlomeno. Quindi, le operazioni. Ale, farai questo, Ale, farai quello, come fossero delle caramelle se dovessi scegliere il gusto, fragola, limone, arancia. Cioè, non è così, cioè è complicato, soprattutto perché sì, tu sei felice all'idea di operarti, ma lì per lì le persone fanno domande a destra e manca come fosse semplice, no? E non pensano più al fatto che comunque è il nostro corpo, quindi di conseguenza può fare anche paura operarsi. Non nel mio caso, io non avrei assolutamente paura, mi opererei domani, solo che ci sono delle liste di attesa, eccetera, 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 là. Perché sì, ci vogliono le sentenze, insomma ci vuole anche tanta pazienza, bisogna armarsi anche di tanta pazienza. Dunque, tutti quanti sono focalizzati nella nostra società pallocentrica ad una sola domanda, ossia farai la palloplastica, operazione quindi per i genitali, rassegnazione del sesso, insomma una vera e propria ricostruzione di un pene con la tua stessa pelle. Sì, perché non ti attaccano i peni di un morto, no, ti staccano la pelle, come li utilizzano la pelle della tua coscia o del tuo avambraccio, giusto? Avambraccio. E, insomma, ci sono un sacco di step, potete poi cercare delle informazioni su internet, non vi spiegherò oggi come funziona. Ale, farai o non farai questa operazione? La risposta è no. Ma guardate bene, non perché io abbia paura, non perché effettivamente, perché è così purtroppo in Italia, la chirurgia, insomma, i risultati siano ancora abbastanza penosi, perché dal mio punto di vista, perché ci sono persone che si sono operate di faroplastica in Italia, nel mio caso la vedo una cosa molto molto oscena, cioè i risultati sono veramente brutti. In America ho visto delle cose un po' più carine, ma non solo per i risultati o per il fatto che la chirurgia sia ancora molto indietro qui, proprio perché non mi interessa operarmi lì, cioè posso tranquillamente sostituire questa cosa con tante cose belle carine che mi mettono a mio agio, per quale motivo dovrei farlo? Mi aspetto già commenti del tipo: allora sappi che se tu non hai intenzione di cambiare sesso sarai una donna tutta la vita, perché bla 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 bla, cose che ho già sentito quando avevo 14 anni e che ora, oggi come oggi, non mi fanno né effetto, né ridere, né piangere, né arrabbiare. Cioè, ormai è, non so, la reazione è presso poco simile a quella di un Ale che sente un omofobo dire "froccio di merda, muori". Cioè io sono lì tipo ok. Uno dovrebbe arrabbiarsi, no? Giustamente uno dovrebbe... Io non mi arrabbio nemmeno più. Cioè c'è poco da fare con queste persone. Niente in realtà. Quindi no, non mi interessa come operazione. Poi ci sono altri tipi di operazione ai genitali. Insomma, ci sono varie cose per persone trans che vi spiegherò in un altro video, perché sono proprio particolari. Cioè non rientrano nell'ombrello, diciamo, falloplastica, metoidoplastica. Perché esiste anche la metoidoplastica per le persone trans. È operazione un po' meno conosciuta perché non si basa sulle grandezze e lunghezze, ok? Ho intenzione però, come ben sapete, di fare la mastectomia, quindi quella al petto, ok? E l'isterectomia, perché sono un po' obbligato, ora vi spiegherò cosa intendo per obbligato. Sono un po' obbligato perché andando dal mio endocrinologo un anno fa, faccio i controlli ogni 6 mesi, ma diciamo che un anno fa è insorto questo problemino. Ho quindi riscontrato di avere dei problemini alle ovaie e cose varie, quindi mi ha detto mi raccomando, appena puoi operati. Sì, facile per te, appunto vi ho ripetuto che abbiamo dei tempi di attesa, almeno io nel mio caso ho dei tempi di attesa, tutti quanti in realtà, chi più brevi, chi meno brevi, e quindi in sostanza sono non obbligato, però sento di doverlo fare per la mia salute, sento di fare questa operazione. Tecnicamente mi piacerebbe fare o mastectomia e isterectomia assieme in un unico intervento, oppure mastectomia e poi isterectomia. Però nel mio caso, appunto, per questione di salute, mi sa che dovrò fare prima al contrario
o possibilmente tutte e due assieme, vediamo, vedrò. Spero che questo video comunque vi sia piaciuto, anche se in realtà era più un video tranquillo. Mi avete detto, mi avete scritto, ho letto nei commenti che vi piacciono anche i video brevi, molto chill. Mi scuso ancora per l'audio che sarà davvero molto basso e per i rumori in sottofondo. Una cosa che ci tenevo a dire, siccome il prossimo video sarà una le risponde, mi raccomando, e mi avete lasciato davvero tre domande in croce sotto l'ultimo, vi invito a fare con l'hashtag alle risponde sotto quel video lì delle domande random, non per forza sulla transizione, davvero possono essere anche cose molto molto stupide o molto molto serie. Eccolo qua, questo qua. Io quindi vi saluto, vi mando un beso, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti. Wings.